Prendere atto. Come faccio ad osservare il mio io? Commento. L'osservazione non deve essere quella che fa l'io su se stesso, ma quella che fa la coscienza sull'io. Nel nostro intimo dobbiamo creare un silenzio interiore, libero dall'io, in cui la coscienza riesca ad osservare come ci comportiamo. Noi ci identifichiamo nel nostro io, che non ha un futuro evolutivo, mentre la coscienza è la nostra parte immortale. Nemmeno la mente deve far parte dell'osservazione dell'io, perché l'osservatore non deve modificare la realtà, deve solo prendere atto.